Prima di iniziare c'è un ragazzo che mi ha chiesto di salutarlo, si chiama Alfio Arcidiacono e vorrei cogliere l'occasione per dire che anche se non saluto tutti quanti quelli che mi mandano messaggi con scritto mi saluti, il problema è che io vorrei, ma da quando vedo la notifica a quando vado a preparare il video, ne ho già registrati diversi. Io praticamente carico un video al giorno e salutare una persona che mi ha chiesto, per esempio, 5 giorni prima di salutarla, salutarla 6-7 giorni dopo, insomma, è un po' una presa per il culo, pare, quindi preferisco evitare. Però YouTube, ripeto, deve mandarmi la notifica perché se me la manda in ritardo, io poi dopo, mentre registro, perché in genere registro 3-4 video al giorno. Poi quando arrivo a caricare il video ne carico uno al giorno, ora che leggo la notifica degli altri commenti sui video, se ne sono passati 3-4 giorni e poi insomma è un po' una presa per il culo, quindi evito, però cercherò di salutarvi il più possibile se mi riesce. Ciao a tutti coach, ben ritrovati alla vostra Andrea 41 su Sonic Forces, siamo in un nuovo episodio e oggi mi sento un pochino meglio rispetto all'ultima volta che ho registrato. E quindi insomma dovrei fare meno schifo dell'ultima volta, anche perché se avete visto i primi due episodi me la sono cavata abbastanza bene, mentre diciamo l'ultimo episodio è stato un po' una chiavica a dire il vero. Ad ogni modo dovrei affrontare la missione 15 devo affrontare, sì, Sunset Heights, ma prima abbiamo Cannone di Fuoco, Mystic Jungle, una missione segreta. Segreta 1, Mystic Jungle, Cannone di Fuoco 1. Vediamo un po' di cosa si tratta. Non ho la minima idea. A parte il fatto che bisogna correre. Ah, oh mio Dio. Oh, capisco. Capisco. Però non vorrei mai farlo, a dire il vero. Checkpoint, grazie. Ah, ok. Ah, oh, cavolo. Fa vedere come funziona. Ehi, la fresca delle monache. Dai, ok, grande. Ok, wow, dai. Dai, il timing con l'RNG è buono. Oh, sono andato RNG, buonissimo. Buonissimo l'RNG, buonissimo. Buonissimo. Molto bene. Ok, finita, ok. 44 secondi, è andata benissimo, benissimo. Davvero. Molto buono l'RNG. Oh! Mi hanno potenziato il potere Wisp, penso. Ok, qua ha fatto missione S, ok. E boh, non mi sembra ce ne siano altre a parte le missioni da fare. Andiamo con la missione 15 allora. Fase 15. Che quando il piano sarà realizzato, saremo tutti annientati. Non mi piace affatto tutto ciò. Di solito rido dei piani di Edwin, ma questa volta ha già conquistato gran parte del mondo, perciò di che piano si tratta? Ehi, devo interrompere la vostra importante riunione. Ci stanno attaccando! Shadow sta distruggendo le nostre truppe! Servono rinforzi! Shadow, Ah, l'ultima volta stavolta che l'ho con visto combatteva Sonic. per Eggman. Ma non ha senso. Perché Shadow dovrebbe aiutare il nemico? Io non ho giocato Sonic Boom, non perché ho letto pessime recensioni, ma perché non mi interessava acquistare un gioco di Sonic quando uscì a quel tempo, appunto. Penso che lo recupererò prima o poi. E comunque sia, non so se Shadow. Io l'ultimo gioco che ho giocato veramente è Sonic Adventure per il DS. E in genere ho giocato quasi tutti quanti i giochi di Sonic. E l'ultima volta mi ricordo che Shadow era, nonostante fosse in Sonic Heroes, era il nemico di Sonic appunto su Sonic Adventure 2. Forse è tenuto sotto controllo da uno Quindi non strano so quando si spirito. possa riferire Sonic. Qualunque cosa sia, lo scoprirò. Non penso sia in Sonic Boom perché comunque sia. No, Sonic Colors ho giocato l'ultimo. Non Sonic Adventure, Sonic Colors. E non penso che si riferisca a Sonic Colors o comunque sia Sonic Boom. Perché in Sonic Boom Knuckles è un obbrobrio. E quindi è una cosa totalmente diversa da Sonic. O meglio, diciamo che è lo stesso universo, ma rappresentato in modo diverso. Ad ogni modo, se questo è il livello demo che hanno fatto provare, appunto per la demo di Sonic Forces, allora questo livello è una figata pazzesca. Sunset Heights.
Sì, è questo! Oh, non avete idea di quanto voglio... dalla voglia che ho di giocare questo livello, da quanto voglio. Ok. Oh, scusatemi. Oh, beh. No, niente. Oh, che cavolo. Vabbè, l'ho mancato io totalmente. Io l'ho mancato, colpa mia. Bene. Bene, vai. I nemici dove sono? Bene, va, perché mi serviva giusto per... per i boost. Ah, sì? Oh, miseria! Wow, Sonic ha una presa con quelle scarpe micidiale. Mi stavo arrampicando su quel palazzo proprio... senza... ah, non avevo più il boost, maledetti! Grande! No, sto vedendo se... ah, eccolo, va! Ma pensavo ci fosse ancora un piccolo tratto con dei nemici, ma nulla. Bene, bene. Una maglia psichedelica. Da una tuta da nuotatore sembrava quella. Va bene, Shadow, che succede qui? Controllo caos. Ancora? Ancora il caos controlla, Shadow? Come fate ad avere ancora il caos control? Appena sparito. Quello era finto. Oh, Claudio Moneta! Grande, grande, bello, grande. Grandissimo doppiatore. Per Shadow ci sarebbe bene una voce come Claudio Moneta, anche se Marco Balzarotti. Infinite sa creare proiezioni virtuali della realtà. Hanno massa e forma, ma né cuore né anima. Realtà virtuale? Quindi tutte quelle facce familiari dell'armata di Eggman? Repliche. Il problema è che anche se sono finte, i loro poteri sono formidabili, quanto gli originali. Secondo le informazioni di Rouge, Infinite può crearne un numero illimitato. Quindi può continuare a sfornare imitazioni dopo ogni combattimento. Esatto. Al momento non abbiamo proprio speranze di vincere. Ma certo che possiamo vincere, vinciamo sempre. Solo che non abbiamo ancora stabilito come. Andiamo... c'è un SOS. L'ultima volta all'SOS ho fatto un po' schifo. Ascoltate, quindi evitiamo. Abbiamo saputo che le forze di Eggman sono limitate al quartier generale di Metropolis. Si staranno organizzando altrove secondo gli ordini di Eggman. È l'unica chance che abbiamo di riprendere la città. Esatto. Ecco perché ci concentreremo su un attacco frontale a Metropolis. La chiamerò Operazione Grande Ondata. Ogo. Quindi insomma abbiamo l'altro Sonic, però qui giochiamo con l'Avatar, dato che... era giallo, e infatti. Bene, via all'operazione Grande Ondata. Avanzeremo e spazzeremo via il nemico. Assurdo! Che vuole fare quella marmaglia con un attacco simile? Li ridurrò in mille pezzi. Purtroppo questo qui funziona in modo diverso dal. Dall'altro, che è della fiamma. Ciò che vedete non è reale. È inutile. Lo è per me. Ah, fresca. Le nostre truppe erano unite, ma ora sono finite nel caos. Che diavolo? Cosa succede? Non sto capendo niente. Ok. Ehi. Bene. Meno... vabbè però.
Però è figo, è figo. Qui squadra Aquila, siamo bloccati dal fuoco nemico. Squadra Serpente richiede rinforzi. Qui squadra Volpe, non resisteremo. Merda. Scusate. Oh mio Dio! La spina è la nostra unica speranza. Ok. Porca miseria, non ho girato. Ok, mo ci sono. Possiamo continuare così. Mi fa male dirlo, ma l'unica cosa che possiamo fare adesso è cercare di sopravvivere. Cosa ho combinato? Che sto facendo? Ma perché? Mi sbaglio proprio con le cazzate, ragazzi. Con le cazzate mi sbaglio. Ok, vai. Vai, vai, vai. Pensavi, eh? Vai. Wow. Bello però. Bello come livello. Per i miei gusti ci sono troppi oggetti inutili. Cioè, non servono, secondo me. Sono evitabilissimi, secondo il mio pensiero. Ok, l'avatar personalizzabile, ma si esagera. Ah, fase 17. Io contro Infinite. Ci picchia. Mo che cosa preparerà? Altri insetti da schiacciare. Mi chiedo se in questo mondo ci sia qualcuno alla mia altezza. E come risposta, il mondo mi manda una marionetta tutta tremante. Hai intenzione di combattere e morire qui? O scapperai di nuovo per la paura? Non avere paura! È il tuo momento, coraggio! Vai avanti, non lasciar vincere la paura! Parole incoraggianti. Bene, conoscerai la paura, poi il dolore. E poi... beh, poi la paura e il dolore avranno fine. Sì, per me, per te no però. Ti farò provare solo dolore. Gli altri ti hanno forse lasciato indietro. I forti vinceranno sempre sui deboli. Puoi prendertela solo con la tua fragilità. Non ci sto capendo nulla. Seria. Dai, prenditi questo. Oh, non so cosa vuole fare. Però attivato asteroide. Dietro la paura. Sì, però ragazzi, io mo vorrei... capisco tutto. Cioè, veramente no, non capisco tutto, però... dai. Cioè... vai! Ancora, ancora, dai! Preso! Oh, bene, bene! Ho sottovalutato la disperazione dei deboli aggrappati alla vita. Ok, quindi... bye bye. Sì, due tentativi perché ok. Mi ricordo di te e mi ricordo della tua fuga. Sei sopravvissuto allora, ma stai sprecando tutto questa volta. Curioso. Questo sarà un addio. Cosa? Ma com'è possibile? Non può essere. Come hai fatto?
Non importa, hanno solo due giorni ormai. Lasciamoli meditare sull'inevitabile finché io non metterò fine a tutto questo. Ok. Buono. È andata bene. Fase 18 Chemical Plant. Non è solo essere la prison hall col diavolo. Bene con l'operazione grande ondata, ma tutto si è smorzato con l'arrivo del rubino fantasma. Quel finto Shadow è stato creato grazie al potere del rubino fantasma, vero? Anche se è una proiezione virtuale, è forte quanto quello vero. Sì, è forte quanto quello vero, ma può usare il Chaos Control? Rouge, hai trovato le informazioni che cercavo? No, non ancora. Ma so che il database di Eggman si trova a Chemical Plant. Se riuscissimo a entrarci, potremmo trovarci qualcosa. Sembra una traccia promettente. Dobbiamo scoprire il segreto del potere di Infinite e della realtà virtuale. Tails, posso contare su di te? Certo, porterò Sonic, cioè l'altro Sonic, con me a Chemical Plant. Bene, sembra un piano, sembra un buon piano. Quindi toccherà correre con Sonic classico, vai. Mi piacciono i livelli con Sonic classico. Però quelli con Sonic moderno sono più dinamici. Secondo Rouge c'è un database da qualche parte. Dobbiamo capire in che edificio. Uila. È molto lontano da qui. Non sarà semplice trovarlo. Ok. Cosa? Ma oh! Oh, Jesus. Ehi! Grazie. Dai, ok. Ah, ok, sono fatti proprio così questi. Ehi, ehi! Oh! Tubolare? Ok. Torna all'azione pura. Ok, eccoci qua. Da capo! Ari, eccoci. La fretta è cattiva consigliera, però stavolta no. Stavolta sono stato attento. Sinceramente ora mi vorrei un bel checkpoint, non mi dispiacerebbe. Oddio, il livello acquatico. Oh madonna. Quanto odio i livelli acquatici. Meglio andarci piano qui. Vai. Ok, potevo quasi arrivare in cima, ma no. Hanno preferito di no. Alla grande. Ehi, il livello dell'acqua sta salendo. Qualcosa deve averlo scatenato. Occhi aperti. No, non va bene così. Non va bene, no. No, 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 no. No, non va bene. Ok, ci siamo. Ok, salvo. Meno male, non ci volevo tornare là sotto. Io odio i livelli acquatici. Se potessi li eliminare da tutti i giochi. Tranne uno, Super Mario 64. Dire Dock è... Più che altro Dire Dock è per la musica. Perché alla fine non è neanche difficile come livello acquatico. Anzi, abbastanza calmo. Ok, ci siamo. Eccolo fatto, wow. 5 minuti, ah! Non che mi interessi il tempo che ci metto a completare un livello, però. È qui che si trova il database. Un attimo, devo accedere ai dati da questo computer. Ok.
piani di battaglia falliti, progetti di vecchi robot. Wow, quasi 10 terabyte di selfie. Ma dov'è? 10 terabyte! Cosa ci fa con 10 terabyte di selfie? Trovato! Arma realtà virtuale. Il rubino fantasma. Un'arma che controlla la percezione visiva e di profondità per inviare al cervello informazioni false e creare così una nuova realtà. Come se in un sogno sbatti da qualche parte e al tuo io dormiente viene un livido. Difficile da credere. Eggman ha usato molti prototipi per sperimentare l'arma e ha incorporato la versione finale in Infinite. Secondo questi dati, potrebbe esserci un punto debole. Wow, che scoperta! Portiamo queste informazioni agli altri. Sì, sì, portiamole. Però le portiamo nel prossimo episodio. Ok, Cuj, prossimo episodio Red Gate Bridge. Non mi piace starmene con le mani in mano, ma dobbiamo aspettare che Tails torni qui. Ok. Non essere pessimista, Metal Sonic è stato visto in città. Ah sì? Sarà un altro falso. Perché dovrebbero preoccuparsi di creare una copia di qualcosa che non è reale? Potrebbero solo costruirne di più. In effetti Metal Sonic... In ogni caso ci penseremo noi. Andiamo, collega. Dunque, il prossimo è Red Gate Bridge, ma lo farò nel prossimo episodio. Cuci, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!